per un istante rifate dentro di voi questa esperienza. Siete uno degli apostoli o uno dei discepoli e delle discepole. Vi trovate nel cenacolo, dopo che avete ricevuto la notizia che Gesù è risorto, ma ancora non l'avete visto risorto. Ci siete? Arriva Gesù a porte chiuse e dice: pace a voi. Rifletteteci un attimo e poi scrivete una frase, massimo due, con la quale descrivete Gesù che vi ha detto, che ti ha detto, descrivi tu Gesù che ti ha detto pace a voi. Può essere un aggettivo, può essere una risposta che voi date a Gesù, può essere una descrizione. Siete riusciti? Ok. Tenetelo lì questo, poi vi servirà nel lavoro di gruppo. Abbiamo sentito parecchie cose in questi giorni, in questo giorno e mezzo che siamo stati insieme. Sulla bellezza della vita, ci ha parlato Padre Gonzalo, un inno alla vita. La vita è bella, è più grande dell'amore addirittura, perché la vita è una meraviglia, vivila, gustala fino in fondo, gustala così com'è. Don Andrea ci aveva parlato di una vocazione fondamentale. Questa vita scopre dentro di sé di essere chiamata, di avere qualcuno che ti precede. Essenziale per la vocazione è che ci sia uno che ti chiama, altrimenti la vocazione non c'è. Una delle cose che mi piace dire spesso quando si tratta di riflettere con i ragazzi, con i giovani è più facile, con gli adulti sono un pochino più, hanno più pregiudizi su questo tema qua. La parolaccia che odio per come viene usata, la parolaccia responsabilità, quante volte l'abbiamo usata? Soprattutto si dice bisogna essere capaci di la propria responsabilità o le proprie responsabilità. Usate, ditemi il verbo, bisogna assumersi, prendersi, giusto? Ok, analizziamo la parola. Responsabilità significa abilità, capacità, response, di rispondere. Quando uno è capace di rispondere? Sono capace di rispondere? Adesso, in questo istante, sono capace di rispondere? Pronto? A chi? Se qualcuno di voi ha il mio numero e mi chiama, allora sì che sono capace di rispondere. Poi posso decidere se farlo o meno. Posso avere il cellulare che è connesso, che è carico e che funziona, oppure no. Ok, questa è una parte della responsabilità, la capacità mia di rispondere. Sì, ma l'altra parte della responsabilità, sempre capacità mia, è che tu mi chiami. Se tu non mi chiami, io non ti risponderò mai. La responsabilità, così come la vocazione, presuppone che ci sia qualcuno che ti chiama. È una passività la responsabilità, quindi tu non te la prendi, la ricevi la responsabilità. E rispetto a ciò che hai ricevuto, rispondi. Tu ricevi il corpo come un dato. L'abbiamo ricevuto il corpo come un dato o lo consideriamo, come ci diceva Marta, una cosa che abbiamo e che dobbiamo in qualche modo riuscire a impiegare nel migliore dei modi. Ora sto parlando da maschio, lei prima ci ha parlato da femmina. Devo riuscire a impiegare nel migliore dei modi per raggiungere un risultato. Se volete, cerco di balbettare qualcosa femminile, mi scuserete sorelle, se lo dico proprio male. Uso il mio corpo per trovare uno sguardo che mi guarda, per trovare qualcuno per il quale possa essere bella e piacevole. Però scusatemi se lo balbetto così perché lo posso solo dire in proprio un modo molto, molto banale, lei ce l'ha spiegato molto meglio. La chiamata è iscritta nella vita. Mi ho fatto fare l'esperienza brevissima di ragionare sul risorto che arriva. Pace a voi è una chiamata. Pace a voi, pace a te. Il battesimo è quel pace a voi che abbiamo ricevuto. Questa la chiamiamo vocazione fondamentale.
Quando utilizziamo la parola fondamentale, in questi termini qui, mi vengono in mente, per chi ha studiato teologia, sono sicuro che risentirà risuonare parecchie cose che ha sentito durante i propri studi, una, per esempio, un'espressione di Carraner, il sacramento fondamentale. Cos'è l'Ursacrament? L'Ursacrament per Carraner è la Chiesa. La Chiesa è il sacramento fondamentale. Io ho passato tanti anni in compagnia di un caro amico che si chiama Ugo di San Vittore, a cui spesso facevo la telefonata al mattino, pomeriggio, alla sera, anche se è vissuto 900 anni fa, e il mio amico Ugo di San Vittore parlava di sacramentum sacramentorum, il sacramento dei sacramenti. Indovinate chi è? Certo, Gesù. Gesù è il sacramento dei sacramenti. Tutta la vita è fatta di sacramenti, cioè di segni visibili, toccabili, presenti, che mi fanno respirare una realtà invisibile e spirituale, cioè il sacramento mi rende toccabile l'intoccabile, visibile l'invisibile, vicino colui che sembrava lontano. Ma Gesù è il primo di tutti i sacramenti, anzi è il fondamento dei sacramenti. È chiaro che l'Eucaristia è il sacramento di Cristo, ma Cristo è il sacramento di Dio. E Dio è la bellezza della mia vita, è la vocazione fondamentale. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora anche la differenza sessuale è sacramento. Ho detto una bestemmia? Ho detto una bestemmia? O forse, avete capito la provocazione? O forse è una bestemmia non dirlo, che il nostro corpo è un sacramento. Chiaramente inteso in questo senso ampio, non nel senso dei soli sette sacramenti come è stato definito poi dal Concilio di Trento. Ma il nostro corpo è sacramento, nella sua differenza, quindi anche nella sua passività. Nel nostro corpo c'è una vocazione. Il nostro corpo ci dice che siamo costretti per poter essere noi stessi. Di nuovo lo dico da maschio, perdonatemi sorelle, poi voi ve lo dite da donne, per essere me stesso uomo compiuto sono costretto ad essere passivo, sono costretto a farmi chiamare. Questo per noi uomini è inconcepibile, giusto? Da quando in qua io, per raggiungere il mio obiettivo, ho bisogno di qualcuno che mi dica quello che devo fare. Assolutamente no, io faccio quello che ho in testa io perché ho i miei progetti, e poi tutto sommato cerchiamo ad adattare i miei progetti alla situazione concreta del mondo. Per una donna funziona esattamente al contrario, se volete, ma il ragionamento di fondo è lo stesso. Da quando in qua deve per forza succedere che qualcun altro mi dice la mia verità. Eppure questo è la nostra condizione. Di nuovo, studiando i padri della Chiesa, studiando la scolastica, ho scoperto, confesso la mia ignoranza, cioè l'ho scoperto perché non lo sapevo, me l'hanno dovuto dire loro, ho scoperto che la mia condizione, in quanto creatura, in quanto credente in Dio, in quanto battezzato, cioè discepolo di Gesù, la mia condizione è descritta in maniera magistrale dalla femminilità. È quello che ci ha detto Marta finora, è quello che ci aveva raccontato Laura quando ci parlava della costituzione originaria dell'uomo e della donna. L'umanità nei confronti di Dio, l'umanità nei confronti di Dio è sempre femminile. Non puoi far altro che riceverti in quello che sei. Ecco qua il senso di una vocazione fondamentale. La nostra vocazione è quella di essere radicalmente passivi, bisognosi, in ricerca, in attesa di qualcuno che faccia squillare il tuo cellulare, che faccia muovere il tuo corpo al maschile, che faccia gioire il tuo corpo perché lo guarda e lo contempla come bello al femminile. Di nuovo, scusatemi se l'ho balbettato in modo così brutto. Ci siamo d'accordo fin qui? Vi trovate? Ok, vocazione fondamentale, chiamata fondamentale. Allora, è vero quello che ci diceva Laura, la biblista, quando diceva che Dio ha creato il mondo separando, e separando mette ordine. Notate altra cosa che mi piace dire spesso, notate che non si è parlato mai di equilibrio. Non si parla di equilibrio nella creazione, era facilissimo, facciamo un equilibrio tra luce e tenebre, facciamo un equilibrio tra
terra e acqua, mai equilibrio, non c'è mai equilibrio. Un fisico mi direbbe, magari anche il marito di Laura mi direbbe, non è vero, la natura tende all'equilibrio. Sì, ok, una volta che siamo in equilibrio, come siamo? Volete sapere il posto più equilibrato di Roma? Sapete qual è? Fate un giro al verano. Allora sono tutti equilibrati, eh? Poi per fortuna no, perché si chiama coimiterium, vuol dire dormitorio. Cioè per fortuna non sono equilibrati neanche loro, da là devono uscire. Però quando sei in perfetto equilibrio, mi sono spiegato? La vita non è equilibrio, però la vita è ordine. E Dio infatti non mette l'equilibrio, ma separa. Separa. Ok, parlo di separazione per parlare di vita. Parlo di separazione anche per parlare di amore. Non posso amarti, qua lo so, adesso non tiratemi i pomodori, ma io non posso amare una donna se non in quanto uomo. E non posso far finta di essere donna per amare la donna, altrimenti non amo. Devo affermare la mia identità di maschio per poter amare la femmina. Sia dal punto di vista sessuale è la cosa più banale, ma anche poi Marta ce l'ha spiegata in maniera magistrale dal punto di vista spirituale, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista pastorale, dal punto di vista generativo. Se io come sacerdote, e qui non ci metto minimamente l'esercizio genitale della sessualità, ma se io come sacerdote sto celebrando la messa, sto facendo una meditazione, sto facendo un momento di riflessione come adesso, o sto celebrando il sacramento della riconciliazione, e mi dimentico di essere maschio? Faccio finta di essere semplicemente un essere neutro che crea il rapporto con Dio? Benché io debba comunque sparire e lasciare che sia Cristo a intervenire, a dialogare con quella persona, se non ci metto la mia mascolinità in questo essere intermediario, non sarò mai vera porta che apre tra il dialogo tra Dio e l'uomo. Tant'è che appunto, per poter fare in modo che un sacramento sia valido, cosa dobbiamo metterci noi sacerdoti? Quella cosina che ci dicevano tempo fa. L'intenzione. Voglio veramente farlo. Nell'istante stesso in cui io maschio dico veramente voglio, lo faccio da maschio. Ma se non dico voglio farlo, non lo sto facendo. Posso anche fare il gesto, posso dire la parola, ma non lo sto facendo. Nell'istante in cui dico voglio, io lo dico da maschio. E quindi ci metto la mia mascolinità. E quindi il rapporto con Cristo, perché io debba comunque sparire, o porta tillum crescere ego autem minuis, lui deve crescere, io devo diminuire. Ma il tuo rapporto con Cristo, tramite me, che in quel momento sono per esempio il confessore, o per esempio il sacerdote, come ho fatto prima, che celebra la messa, il tuo rapporto con Cristo è mediato da una persona che da maschio ti fa conoscere Cristo maschio. Ecco qui, per esempio, ho detto tra parentesi, perché le donne non diventano preti? Perché non dicono voglio da maschio? E gli piaccia o meno? Ma allora non hanno potere nella Chiesa. Cos'è il potere? Non hanno compiti direttivi. Cos'è l'essere direzione nella Chiesa? Se non essere servizio e aprire la porta all'incontro con Cristo. E lo fai da donna. Non mi confessare, non celebrare la messa. Ma parlami di Cristo, l'abbiamo visto in maniera magistrale, fatto da dalle tre donne che sono intervenute nel nostro seminario. E l'hanno fatto da donna. Fantastico, meraviglioso. Mi hanno fatto conoscere Cristo. E mi hanno fatto conoscere la tenerezza e la bellezza della Chiesa. Mi hanno aperto il mondo, per esempio, della devozione mariana. Pochi hanno parlato di Maria, tutte ci hanno parlato della Madre di Dio. Tutte ci hanno parlato della sposa di Cristo, che è la Chiesa, che è Maria, immagine della Chiesa. O la Chiesa, immagine di Maria. Decidete voi quale delle due vi piace di più. Ora, se l'essere maschio e l'essere femmina è così importante dal punto di vista della mediazione, è altrettanto importante, se non ancora di più, dal punto di vista della sequela di Cristo. Se volete, con una battuta, posso dire, essere maschio o femmina fa la differenza. Essere maschio e femmina fa la differenza, perché abbiamo la differenza sessuale. Perché fa la differenza? Perché se fai finta di non esserlo, sei un qua, non sei un uomo o una donna. Quindi scusate se ogni tanto cito qualche film degli anni 60 e 70. D'accordo? Ma fa la differenza anche nel seguire Cristo.
non è la stessa cosa la vocazione ricevuta da un uomo rispetto alla vocazione ricevuta da una donna. Qui con i ragazzi che sono qua, che sono venuti oggi, abbiamo fatto, soprattutto con le ragazze, l'ultimo incontro che abbiamo fatto di gruppo per me è stato illuminante. Erano soltanto le ragazze, un gruppo che è misto, maschi e femmine, quella sera si sono presentate solo le ragazze e stiamo leggendo il libro di Ruth. Abbiamo ripreso il libro di Ruth utilizzando lo strumento del Targum, cioè delle traduzioni aramaiche un po' modificate, erano traduzioni condite, ecco, non si limitavano gli scribi a tradurre da una lingua incomprensibile l'ebraico a una lingua del popolo, l'aramaico, come se traducessero dal latino all'italiano, ma traducendo facevano anche un po' di spiegazione del testo. Ecco. Abbiamo fatto questa lettura, siamo riusciti a farne solo di un capitolo in un'intera serata, perché volevamo farlo di 3 capitoli, siamo riusciti solo di uno, e ascoltando la reazione delle donne, delle ragazze a questo tipo di provocazione del libro di Ruth, ma si potrebbe fare con qualunque racconto di vocazione, con qualunque racconto biblico, se volete, c'era una continua insistenza sul desiderio, attesa, domanda, sogno, che se fosse stato fatto con i ragazzi sarebbe stato immediatamente bloccato. L'avevo fatto notare a un certo punto, no? E i ragazzi a un certo punto avrebbero detto: sì, vabbè, ma tanto queste cose le sappiamo. Sì, ma per me non è così. No, ma non sono d'accordo con te. Un attimo, quando Gesù ti chiama, non ti dice mai: non sono d'accordo con te. Gesù è maschio. Si è presentato come uomo, cioè come sposo, lo sposo dell'umanità. Ma si presenta a te per creare quel match, cioè quel matrimonio obbligatorio. Guai a chi è uno zitello o una zitella. Sono parole mie, sono parole del Papa, del Papa Francesco. Matrimonio obbligatorio, signor, sì, dobbiamo tutti sposarci. Certo, parola di celibe. Sicuro che dobbiamo tutti sposarci. Con chi? Con il figlio di Dio, il vero pontefice, colui che vuole amare la tua vita così com'è. Ma io mi devo sposare con lui da uomo. È un rapporto omosessuale? Ma certo che no. È un rapporto intimo, di un'intimità reale nella differenza. Lui è uomo e Dio, io sono uomo e basta. E quanto uomo e basta, vengo amato nella mia umanità che mi rende simile al figlio di Dio, ma nella mia differenza del non essere Dio, vengo amato da lui per essere preso, portato attraverso il tunnel della morte, cioè dell'offerta della mia vita, fino al momento in cui risorgendo, spero presto, risorgendo, pregate per me che riesca a risorgere presto, io prego per voi, che la risurrezione arrivi presto, risorgendo io diventerò come lui. Non lo dico io, prima lettera di Giovanni, non sappiamo quello che ci succederà, ma sappiamo che saremo simili a lui perché saremo dove egli è. Con la risurrezione noi veniamo incorporati a Cristo col nostro corpo mortale, che prende la caratteristica della divinità. Vi sembra assurdo? Come per i greci di San Paolo dell'Areopago, che sentendo parlare di risurrezione dei morti gli dissero: di questo ne parleremo un'altra volta? O avete già sentito parlare di risurrezione dei corpi anche voi? Il corpo sessuato viene preso, il mio corpo di maschio. E quindi, admirabile commercium, meraviglioso scambio, Dio si è fatto l'uomo affinché l'uomo, completate, eh sì, quello che sembrava una bestemmia è la verità. Viceversa, per una donna, la vocazione fondamentale è quella di essere amata dal corpo di Cristo in quanto maschio. Quindi il vero amore della mia vita in quanto donna non può che essere Gesù. Non l'amore mio, quello con cui mi appiccico, mi ciccio, mi cioccio, mi piace. Perché? Ce l'ha spiegato bene Marta prima. Perché se fai così, metti l'altro al posto di Dio, chiedi all'altro di essere il senso della tua vita, chiedi di essere il tuo Cristo. Va bene? Benissimo. Tuo marito ti fa risorgere? Ok, non ti fa risorgere, glielo posso perdonare, però ogni volta che hai il ciclo mestruale, la mestruazione o sei in fase premestruale, sei arrabbiata, sei triste, capisce perfettamente quello che sei? Capisce quello che stai vivendo? Sa essere nello stesso tempo tenero, ma nello stesso tempo anche accogliente, sa darti la parola giusta, sa sostenerti, vero? Vero?
Vero donna che marita così? Eh? Certo, perfetto. Infatti si litiga. Perché non sei Dio. Non sei il mio Dio. Ma certo, tu stai chiedendo a tuo marito di essere Cristo, ma chiedilo a Cristo di essere Cristo. Non è una bestemmia, un'imprecazione, l'ho detto soltanto. Chiedi a Cristo di essere Cristo, chiedi a Gesù di essere Gesù. E a tuo marito chiedi di essere chi? Ma di essere quel povero Cristo, in questo senso sì. Quel povero Cristo che è sempre stato. Quello che è. E che però ti vuole bene, con tutti i suoi limiti, però ti vuole bene. Non è molto più tenero. Quante vocazioni ci sono? Tante quanti sono i battezzati, tante quanti sono gli amati di Dio. Ma essere maschio e femmina fa la differenza. E allora per fortuna l'educazione sessuale è quasi fondamentale. Non si può vivere senza questo tipo di educazione sessuale. Certo, ok, va bene anche poi spiegare come sono fatti gli organi genitali, per favore quelli esterni attaccati a quelli interni. Non limitiamoci a gli uni o gli altri o separandoli, perché altrimenti va a finire che gli organi sessuali esterni sono quelli che banalmente dovrebbero più o meno dare piacere, ma neanche tanto, spesso danno preoccupazioni più che piacere, tanto quelli femminili quanto quelli maschili, perché poi, guarda caso, poi sono gli organi che prendono più i tumori e tutto il resto, perché poi quelli che danno più fastidio. Sono certo la nostra debolezza, sono il senso del nostro corpo, che nel nostro corpo dice tu sei chiamato. Tu sei responsabile perché un altro ti deve chiamare, se no non sei responsabile di nulla. Ok, se prendiamo soltanto gli organi sessuali interni, guarderemo alla sessualità soltanto come qualche cosa che serve per fare bambini. Se volete l'espressione che vedo che quando la uso è efficace, il sesso diventa il giochino divertente che serve a fare figli. Ma non è né l'una né l'altra cosa, non è un giochino, prima cosa. È un incontro intimo, divertente, magari appagante, magari umano, magari esaltante, che è un pochino di più del divertente. Che serve a fare figli? O i figli sono il regalo che viene da Dio? E allora l'altro non è comunque un oggetto. L'altro può essere oggetto per il piacere, ma può essere anche oggetto per avere figli. Il figlio non è più l'oggetto dell'intimità che abbiamo, è un sovrappiù che io non aspettavo. E allora cosa facciamo, marito e moglie, quando ci uniamo nella carne? Stiamo celebrando. Ed ecco l'educazione sessuale. Parliamo di sesso, ok. Parliamo di corpo, parliamo di intimità, parliamo di celebrazione, parliamo di vocazione. Iscritta nella sessualità che è il suo posto principe, regnante, educatore nella... tempo, ok. Nel matrimonio. Il matrimonio mi insegna cos'è la sessualità. È la tomba dell'amore o è la caratteristica prima dell'amore? Direi quasi la possibilità di amarsi. Stare insieme per tutta la vita è la fine della passione o è l'inizio di ogni passione e di ogni vera intimità? Però ragazzi, queste cose le dobbiamo dire. Non possiamo continuare a balbettare, a dire il matrimonio, sì, però fai fatica del tuo matrimonio? Bene, ragiona sul perché. Rinvigorisci la tua vocazione. Sarebbe come se io facessi fatica a credere in Gesù e credetemi, qualche volta mi succede, vuol dire che devo tornare da Gesù, ma non posso permettermi nel momento in cui annuncio Cristo di trasmettervi la paura di Cristo, perché è la paura mia. Vi posso dire faccio fatica in questo momento a credere nel Signore, ma non posso dirvi dovete aver paura del Signore perché il Signore poi insomma. No, è un problema tuo, non è un problema di quello che porti in annuncio. Risolvi il problema tu, con il Signore, prima che buttarlo addosso a tuo marito o a tua moglie, per esempio. Ma parliamo di sessualità ed educazione sessuale per tutti, anche per chi non si sposa, quanto ci è stato detto finora. Il Papa Amoris Laetitia, numero 280, capitolo 7, dice: solo abbandonando la paura verso la differenza si può giungere a liberarsi dalla immanenza del proprio essere, cioè dal fatto che ci sono solo io e gli altri non ci sono, e dal fascino per se stessi. Traducetelo come narcisismo. L'educazione sessuale deve aiutare ad accettare il proprio corpo in modo che la persona non pretenda di cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Una vera e sana educazione sessuale mi permette di dire con orgoglio: io sono maschio e sono felice di esserlo.
a una donna, io sono donna e sono felice di esserlo. Sono felice di quello che sono. Viceversa, il diavolo, che vuol confondere tutto, nega la differenza sessuale. Nega la separazione. Problema, come stanno insieme amore e separazione? Non ci avete pensato? Se Dio crea, separa. Quando crea, ama. Ama separando, come fai ad amare separando? L'amore è il contrario della separazione. L'amore è spinta all'unione. Come facciamo a essere separati se siamo innamorati? Marta ci ha parlato di una distanza necessaria. Abbiamo sentito questa mattina Don Andrea che ci parlava di castità. Castità in senso negativo è il rispetto della differenza, cioè la custodia della separazione. Ma in senso positivo è apertura. Io non potrò mai essere aperto all'altro se faccio come i 2-13 anni di cui ci parlava Marta, che, perdonatemi l'espressione lombarda, si cicciano su. Ci ho spiegato? Non sarò mai aperto all'altro. Magari fisicamente sì, banalmente sì, ma poi è un'apertura che chiudo subito, perché, sai, se dopo il rapporto sessuale ci mettiamo anche a farci le coccole, che vergogna! Guardate che è una cosa che mi sono sentito dire veramente, nell'esperienza pastorale me lo sono sentito dire, vabbè, ma che vergogna, dai, finito il sesso, basta. Ma non me l'ha detto un uomo questo, me l'ha detto una donna, una ragazza. Mi spiego? Penso che sia un'esperienza che avete attraversato anche voi ascoltando i racconti di altri. La castità è certo rispetto della differenza, rispetto della separazione, ma non è solo questo. La castità è proprio apertura, è forza di unione, è saper riconoscere il dono, la bellezza, la carica che Dio ha messo in te, tanto che ti metti in relazione con l'altro, perché lo scopri come una meraviglia. Questa è la castità, lo sguardo meravigliato. Questa è l'ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la chiamerò Isha, perché è stata tratta da Ish. Questa è la castità. Per un'educazione sessuale è necessaria. Necessaria l'educazione alla castità, alla capacità di cogliere la tua separazione dall'altro, ma in positivo la tua vera apertura all'opera di Dio in te, all'opera di Dio nell'altro, all'opera di Dio in noi. Mi fermo qua, spero di non avervi annoiato. Troverete le tre domande. La prima domanda a cui rispondere è quella per la quale vi servirà l'esercizio che vi ho fatto fare all'inizio. Grazie a tutti quanti. Grazie, Benedetto Fiorentini. Adesso, allora, io procederei, se siete tutti d'accordo, fare una